しい瞬間で両手ですくいこぼしたくなくて夢が叶った笑った君を見て雲が混ざった空を洗った僕らのレンズで今の二人はもう。Siamo nel Museo dell'Emigrante di Tarsogno, dove quest'anno è stata allestita una mostra, un'altra mostra insieme a questa dell'emigrante che è già da tanti anni, che è visitata da tante persone. Quest'anno abbiamo voluto fare un'idea diversa, sempre legata un po' ai nostri ricordi, ed è la mostra dei nostri destini. Destini è una parola tarsonina che significa divertimenti, giochi di una volta, perché una volta noi non dicevamo giochiamo, ma ci destegniamo, è una parola in dialetto che abbiamo ripreso anche così un po' per Celia, un po' per Giorgio. L'idea di questa mostra è nata proprio dai ricordi dell'infanzia. E io penso che chi ha avuto un'infanzia felice, gioiosa, da poter godere in mezzo alla natura come abbiamo avuto noi, la ricordi sempre molto volentieri. Ed è stato proprio nei ricordi dei nostri divertimenti che abbiamo cominciato a dire: ma perché non riproviamo a fare il gioco con i carri armati? Perché non proviamo a fare il gioco con le bambole, col moresco? E da qui è partito proprio l'idea. Ognuno di noi, il bello di questa, proprio di questa mostra, è che ognuno di noi ha fatto un gioco della propria infanzia, costruito con le proprie mani e usando solo il materiale che avevamo loro, che in fin dei conti era legno, corda, qualche avanzo di stoffa, una scatola da scarpe per il lettino delle bambole, dell'argilla che trovavamo nei terreni più umidi per costruire tegamini, stupe e tutte le altre cose che erano a portata di mano e certo adesso che si trovano in abbondanza. Ma allora era anche già una conquista trovare una cartolina colorata da poter fare la spirale, ritagliarla tutta a spirale e poterla mettere sulla stufa poi per far vedere che poteva girare col colore dell'energia della stufa. Il mio compito in questa avventura non è stato altro che cercare di entusiasmare tutti i miei amici, i miei alunni d'una volta, tutti insomma diciamo degli anni 60, ecco i ragazzi degli anni 60 che mi hanno aiutato veramente a costruire tutti i nostri destini. La spinta finale però me l'ha data Alessandro, il nostro assessore per il turismo, e la Sonia che è la presidente della Proloco, i quali mi hanno assistito, mi hanno sponsorizzato e insomma siamo riusciti a creare anche un certo contesto dove collocare i giochi per renderli insomma più presentabili possibile, perché in fin dei conti sono tutti oggetti molto poveri, oggetti di legno e avevamo bisogno di un certo contesto e direi che ci siamo proprio riusciti. Ma la cosa più bella proprio che mi piace dire e che tutti quando hanno fatto i giochi hanno detto che si sono divertiti tanto e quindi questo vuol dire che il divertimento c'è sempre quando si ha il cuore giovane.